Un saluto Patrizia Laquidara e benvenuta sui Music Fan, ciao! Grazie, ciao, ciao a tutti. Guarda, innanzitutto è un piacere trovarti e ritrovarti. Questa volta appunto l'occasione è ancora più ghiotta, arriva un nuovo singolo. Che cosa rappresenta per il tuo percorso? Beh, rappresenta un passo molto importante e anche un grande punto di consapevolezza per me, perché questo singolo è il primo passo di un percorso nuovo e sicuramente è un nuovo nel senso che non ho mai provato a fare questo. Il singolo nasce dalle parole che si trovano in un libro che ho scritto e che è uscito l'anno scorso, che si intitola Ti ho vista ieri. È un romanzo di formazione, un romanzo autobiografico che raccoglie non solo la mia esperienza di bambina, della mia infanzia che si gioca tra nord e sud, Sicilia e Veneto, ma anche ci sono molti paesaggi, molte situazioni, oggetti, luoghi, animali, un grande inventario di cose, uno sfondo che continuamente mi ha parlato durante il libro e che si è fatto vedere. Quindi il libro e la canzone nasce da un capitolo che troviamo dentro questo libro. Ed è la prima volta che mi ritrovo a trasformare un libro mio in canzoni, cioè delle parole in suono. Quindi è anche un modo per mescolare, per mettere insieme la cantautrice con la scrittrice. Tra l'altro, appunto, questo aspetto è veramente molto curioso, anche perché innanzitutto indica comunque anche la tua capacità di tradurre, come dire, in un altro linguaggio una stessa idea, uno stesso tipo di progetto. Ma qual è stato l'aspetto più complicato di questo tipo di percorso? Quindi, appunto, rendere canzone, rendere album, rendere musica, appunto, un tuo libro? Devo dire che per adesso, sperando che continui così, non è stato qualcosa di complicato, è stato anzi qualcosa di molto istintivo e naturale. E come lo è stato anche scrivere, devo dire. È chiaro che la mia strada maestra è sempre stata la musica ed è sicuramente un territorio in cui mi sento a mio agio. La scrittura era qualcosa di inedito per me. Però è qualcosa, lo dico spesso, che quando ho cominciato a scrivere il romanzo è nato come una serie di racconti. Io ricordo che mi sedevo al tavolino e questi racconti arrivavano a galla come se io fossi vicina a un laghetto pieno di pesci, perché i pesci in questo caso erano i racconti. Io gettavo l'amo e questi racconti arrivavano a galla e quindi io li mettevo, sulla pagina. E sembravano quasi già nati, già esistenti. Quindi per me è stato, poi è chiaro, c'è stato invece poi, questa è stata la prima parte del libro, poi la seconda parte ho dovuto mettere molta, molta disciplina, molto impegno, c'è stata una rilettura, l'editing che ho curato molto. Però anche lì è stato qualcosa di molto naturale. E come lo è adesso il trasformare appunto queste parole in suono, almeno. Questa canzone non è nata subito la canzone, in realtà adesso che ci penso, la melodia mi è arrivata sul telefonino da parte di un compositore con cui ho collaborato spesso, che è Tony Canto, Bene. messinese, tra l'altro siciliano. Lui mi ha mandato questa melodia che a me è subito piaciuta, era molto semplice, si prestava anche a un cantato più parlato ed ero. Io non ho voglia di prestarmi a questa cosa. Poi la melodia l'ho appunto fatta mia, l'ho visitata, rivisitata ed è nato questa canzone. E non mi ricordo più cosa stavamo dicendo, No, sai? appunto, stavamo appunto parlando appunto delle varie difficoltà, del fatto che non hai avuto difficoltà, e questo mi fa davvero piacere, ma io sono anche Sì, incuriosito ma proprio. appunto sperando che sia così anche per le altre, e quando sono andata a registrare a Sa Benedica, a Lisbona, avevo con me anche un'altra melodia, questa volta però una melodia che avevo creata da me, e devo dire che non avevo il testo quando sono andata a Lisbona, ma avevo i tempi contati, cioè avevamo 4 giorni in tutto. Il primo giorno abbiamo arrangiato e prodotto a Sa Benedica, è stato piuttosto facile. Perché a Sa Benedica aveva già tutte le parole, aveva già per me dentro una struttura ben chiara. L'altra canzone aveva una melodia e sapevo qual era l'argomento di cui avrei voluto parlare, cioè un argomento che si ritrova sempre nel libro.
ma non avevo il testo. E quindi sono stati 2 giorni molto impegnativi per me perché questo testo sembrava non arrivare. Poi all'ultimo giorno, devo dire poco prima di partire per andare all'aeroporto e prendere l'aereo che mi avrebbe riportato a casa in Italia, mi è arrivato questo testo e l'ho cantato. Quindi nel giro di un'ora, chiaramente era stato già covato lungamente dentro di me, ma nel giro di un'ora ho scritto il testo, l'ho cantato e poi sono partita per ritornare a casa. È stata un'avventura. Assolutamente, ma tra l'altro io sono anche molto curioso di capire come hai scelto di mescolare sonorità apparentemente così diverse fra loro, trovando un mix veramente molto interessante. Tu ti riferisci all'arrangiamento della canzone? All'arrangiamento, sì, All'arrangiamento? all'arrangiamento della canzone che è veramente particolare. Quindi tu ti riferisci a questa commistione di strumenti acustici con strumenti elettronici. E Proprio soprattutto, quello. beh, Assa Venerica ha molta elettronica dentro sequenza, però è un'elettronica molto organica, molto, che non morbida, credo, sulla mia voce, no? Non va a contrastare troppo. È nata perché cercavo proprio questo suono qui e l'ho cercato e l'ho trovato in questo arrangiatore che si chiama Gabriel Faria, che è portoghese e che avevo conosciuto un anno prima andando a Lisbona e rimanendo con lui negli studi di Panela Records, che è uno studio di registrazione che si trova appunto a Lisbona. Mi ero trovata molto bene, avevamo lavorato su cose originali che poi abbiamo comunque tralasciato e poi dopo sapendo che quel suono che lui mi aveva fatto sentire era quello che io volevo ritrovare anche nelle canzoni nuove. Assolutamente, ma tra l'altro questo brano io credo che sia veramente completo perché parte appunto da un libro, poi c'è il brano, ma anche il videoclip che è decisamente evocativo e poi tra l'altro ci sono delle immagini tradizionali che davvero ci fanno entrare anche in quello che è il mood del brano e il mood anche di quell'immaginario che viene evocato. Penso che il videoclip in questo caso racconti una storia, sia una storia. Credo di sentirmi una più cantastorie che cantautrice. Mi è sempre piaciuto raccontare ed ascoltare le storie. Quindi nel video noi possiamo ritrovare delle immagini simboliche di Messina, per esempio quegli alberi che si trovano lungo la passeggiata a mare, che sono gli alberi monumentali, secolari, quegli antichi ficus che noi vediamo nel video e che in qualche modo rappresentano le radici. Vediamo immagini della bara che sono state riprese da Marco Dodisi, il videomaker e regista che poi ha creato questo video per me bellissimo e lui è veramente un artista. Poi ci sono immagini dello stretto a rappresentare un po' questa bellezza anche mitologica e unica. E poi ci sono le immagini con cui si apre il videoclip di un quartiere, si vede, ci sono io che cammino lungo una stradina asfaltata, un po' sconnessa, e ci sono io in una casa che si affaccia in un balcone che mangia delle arance. Ecco, anche questo è un'immagine che si può ritrovare nel libro, perché nel libro, io parlo anche di una casa paterna, la casa dei nonni paterni, ormai disabitata da molto tempo, ma che è lì, dove c'è tutto il mio immaginario di bambina, perché quando noi tornavamo in Sicilia durante l'estate, andavamo in questa casa paterna, appunto, a Messina. Poi ho vissuto anche a Catania e lì è un altro capitolo che si apre, molto vasto anche quello. Però diciamo che appunto Catania e Messina c'era questa casa che appunto adesso è disabitata e che nel libro si chiama La baracca con l'anguilla. Quindi chi ha letto il libro trova nel videoclip anche l'immagine di questa baracca con l'anguilla e poi anche delle foto che io tiro fuori da queste riprese e sono delle foto di personaggi che si ritrovano anche nel libro. Io devo dire che tutto questo è veramente molto interessante, ma quello che colpisce comunque anche nei tuoi live, nei tuoi appuntamenti dal vivo, è proprio la tua capacità di raccontare. Io davvero sono d'accordo con quello che dici, con la tua definizione di cantastorie, perché effettivamente la tua capacità di raccontare le storie non è così scontata, e soprattutto quello che è bello è proprio la tua capacità di coinvolgere il pubblico, fondamentalmente raccontando la vita, raccontando storie di vita. Ma tutto può essere raccontato e tutte le canzoni possono diventare storie. Per esempio, nello spettacolo con Paolini, Boomers, noi abbiamo raccontato la storia italiana anche attraverso le canzoni.
anche attraverso, quello era un po' il mio compito. E l'ultima canzone che chiudeva lo spettacolo era una canzone conosciuta da tutti, che rientra nell'immaginario collettivo italiano, che è Figli delle Stelle. E ho deciso di eseguirla. Marco si è fidato di me in questo caso, di eseguirla solo con voce e un po' di chitarra. Questa canzone che di solito sentiamo molto arrangiata e che troviamo nelle discoteche per farci ballare. Ecco, è una canzone che anche lei racconta una storia, ci racconta di noi. Ecco, io avevo proprio la netta sensazione quando cantavo questa canzone. Alla fine dello spettacolo, quando facevo cantare il pubblico con me, un pubblico che a volte si commuoveva, anche lo vedevo e anche io mi commuovevo a volte, un pubblico che si sentiva raccontato da una canzone. In effetti ci sta. Ma senti, tornando al brano, sappiamo che appunto anticipa poi un progetto più ampio. Puoi anticiparci qualcosa? Non posso anticipare tanto, ma non perché non voglio spoilerare, ma perché non ho gli elementi per parlarne, nel senso che quello che penso è che voglio continuare questa collaborazione con Gabriel Faria, perché credo di aver trovato un suono che mi corrisponde, che mi piace. Voglio continuare ad attingere dal libro e a riportare parole in suono. In effetti quello che colpisce è proprio questa commistione tra il Portogallo e la Sicilia. Sono due terre apparentemente differenti, però comunque c'è una comunione anche di intenti che è incredibile. Non è la prima volta che trovo appunto questa unione, questa vicinanza, e tu con questo brano, secondo me, sei riuscita davvero molto bene ad esplicitarla. Grazie. Diciamo che forse nel brano non si sentono a livello musicale, non si sentono influenze portoghesi, questo no, però sicuramente l'essere stata lì a Lisbona a registrare, ad arrangiare con una persona, con un arrangiatore non italiano ma portoghese, che quindi poteva prendere questo materiale sonoro che lui sentiva molto molto come italiano, cosa che io invece no, non potevo riconoscere perché io sono abitando in Italia, facendo musica italiana, non sentivo così tanto un'identità italiana, un'impronta italiana nella musica, però lui la sentiva ed è proprio per questo che a lui arrivava come una musica esotica quasi, no? E lui diceva: "Sai, Patrizia, questo io lo sento molto, molto italiano. Poi questa parola, Assa Benerica, sembra qualcosa, una formula, sembra un incantamento, una formula magica." Ecco, questa distanza che lui aveva con la musica che io ho portato, secondo me ha aiutato a creare poi quello che lui ha fatto, ha creato. Senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica e speriamo di rivederci presto anche dal vivo. Grazie, grazie a te, buona serata.